bene come corrono le voci nell'ambiente. Non mi sono mai preoccupata di smentirle. Un po' perché frega un cazzo, un po' perché poi alla fine, in fondo, non è mai completamente falso. Devo dire, quando l'ho incontrata, sì, devo dire che sono rimasta senza fiato, Un tale miscuglio di fragilità e forza che sembrava, guarda, una pilota caduta dal nido, mi ha lasciata senza fiato. Recitava Molly Bloom in una rassegna come tante altre, una cagata pazzesca. Proprio per questo io pensavo, lui ne vale un altro. E allora mi chiese, con gli occhi di chiedersi, e allora me lo tirai addosso, gli misi le braccia al collo, sì, perché potesse sentire il mio petto tutto profumato, sì, e allora gli dissi sì, voglio sì, grazie sì, più o meno una roba del genere. E insomma tutti ci siamo sentiti abbracciare. Guarda, di rassegne, veramente di monologhi fino a quel momento ne avevo visti veramente tanti a quel tempo. E a quella rassegna lì nemmeno volevo andare, però avevo appena iniziato a lavorare come casting al soldo della più cattiva di tutte, non potevo certo farmi mancare neanche una trincea. E insomma, diciamo che un po' per dimostrare a me stessa che ero capace, un po', diciamo, anche per colpirla, in brevissimo tempo le procurai un aggancio per una fiction, uno sceneggiato televisivo, insomma, un ruolo importante in uno sceneggiato televisivo. Ora, come sempre accade, forse la qualità non era quella sperata, no? Però dopo quella volta lì cominciavano a riconoscerla per strada.